È una storia difficile da raccontare e anche da accettare. Siamo a Noli, una ridente località della provincia di Savona, una repubblica marinara. Un mio consigliere qualche mese fa mi aveva accennato a questa possibilità e io dissi va bene. Questa iniziativa significa giustizia. La storia non si cambia, quello che è successo e noi vogliamo la verità e la giustizia per tutti. Quella di Giuseppina Gersi è la storia di una ragazzina di 13 anni che all'indomani della liberazione, vale a dire il 26 aprile del 1945, fu catturata, segregata, seviziata e alla fine uccisa con una sventagliata di mitra da un gruppo di partigiani. La sua è una storia difficile da raccontare e anche da accettare in una città come Savona, dove è ambientata questa storia, una città che va ricordato è medaglia d'oro al valore per la resistenza. Questo è il portone? Sì, siamo in via Donizetti, al civico 10 abitava la famiglia di Giuseppina Gersi. La città si è divisa e in particolare c'è stata la reazione più veemente da parte dell'ANPI locale, che ha condannato l'idea di dedicare una targa in memoria di una ragazzina, a loro dire fascista, che aveva con le sue rivelazioni condannato a morte dei partigiani. Dall'altra c'è tutto l'ambiente di centrodestra e di destra estrema che però ha salutato con favore questa iniziativa del Comune di Noli dopo 72 anni. Dopo la bufera di polemiche, l'ANPI preferisce affidare a una nota ufficiale la sua posizione. La nostra contrarietà, si legge nel testo, non ha nulla a che vedere con l'atrocità compiuta nel 1945 nei confronti della ragazza, violata e uccisa da alcuni partigiani, atrocità che non abbiamo mai giustificato e che invece condanniamo senza riserve. Qui siamo dal Camposanto di Savona, al cimitero di Zenola. Questo è il muraglione attaccato a cui venne trovato il cadavere della povera Giuseppina Gersi, abbandonato come un sacco di stracci. E all'interno di questo cimitero, nella parte vecchia, c'è la tomba dove è seppellita la ragazzina, la piccola Giuseppina Gersi, che è meta di parecchie visite giornaliere. Dal 30 settembre sarà quindi Noli e non Savona a custodire la memoria di Giuseppina Gersi in una piazza intitolata ai fratelli Rosselli. Qui in questa zona sarà apposta questa targa, che poi si tratta di una targa e nient'altro che una targa. Ecco, proprio oggi ho messo un post su Facebook dove dico che non voglio assolutamente strumentalizzazioni. Questo è solo ed esclusivamente un atto d'amore verso una bambina di 13 anni che è stata vittima degli adulti e della guerra. Anzi, dirò che qualsiasi persona arrivi lì con bandiere o facendo gesti o salutando in modo che non è consono a questa, io me ne andrò subito dalla manifestazione.